Siamo al gioco del Minotauro di Chieti. Di Chioto vorrei dire. We are the fire. Ciao ragazzi, oggi parleremo di comicità in Giappone. Allora, la comicità in Giappone è una cosa importante perché, allora, io vivendo da italiano all'estero da tantissimi anni, mi è capitato magari nei primi tempi di fare delle battute che non venivano assolutamente capite. Un po' come adesso faccio delle battute, perché ormai il mio umorismo è diventato quasi giapponese e qua non vengono capite. Forse questo è uno dei motivi per cui magari non faccio così ridere su YouTube. E infatti ho deciso di non provare neanche più a fare le cose comiche, vi dirò le cose come stanno, così alla buona e morta lì. Comunque, in questo video parleremo di comicità in Giappone, come si è sviluppata e cosa c'è di diverso nello humor giapponese rispetto allo humor italiano. Prima di iniziare voglio ricordarvi che c'ho un canale di musica, io faccio tantissime canzoni, quindi per favore andatevi ad iscrivere anche al mio canale musicale. We are the fire. Va, potete anche ascoltare la mia musica su Spotify o scaricarvela su iTunes, perché no? Allora, in questo video allora vorrei dire che in Giappone la comicità o comunque l'umorismo giapponese non è magari profondo come quello italiano e non ci sono dei messaggi politici nascosti sotto e non vengono quasi mai citati i problemi del globo. Non ci sono dissing, a meno che non siano diretti magari a un comico specifico che è lì a fare lo sketch con loro, o magari a un comico che presenta il programma e sono già d'accordo. E non ci sono neanche stereotipi. Ok, vabbè, dai, qualche stereotipo devo dire che c'è. Allora, comunque, in generale comunque ritengo che la comicità giapponese siano delle battutine innocenti, un po' stupidine, un po' come dei bambini, ma tutto sommato devo dire che a me non dispiace, perché è una specie di distrazione, magari da una specie di fuga dalla vita di ogni giorno, perché come sapete in Giappone ci sono regole un po' su tutto e tutto deve avere un ordine praticamente perfetto. Cioè, quindi ti devi comportare in un certo modo, devi indossare una certa cosa in un certo modo, devi parlare in un certo modo, devi fare l'inchino in un certo modo e così via. Quindi, siccome per la società giapponese ci sono queste altissime aspettative sociali, forse questo è proprio uno dei motivi che rende magari questa comicità così semplice, così innocua, così appetibile per i giapponesi e viene recepita così bene. Tuttavia c'è da dire che non è sempre stato così. Infatti in passato esisteva una forma di comicità che era chiamata Rakugo, che ve l'avevo anche detta nel video delle curiosità. Se non ve lo ricordate, adesso vi faccio la lezione super quark. Il Rakugo, letteralmente parole cadute, è un genere teatrale giapponese che consiste in un monologo comico in cui il narratore racconta una storia. L'attenzione per ogni singolo dettaglio è maniacale. Il Rakugoka, ossia colui che recita questo monologo, indossa un kimono e siede sui talloni nella posizione detta Seiza, sopra un cuscino. Ragazzi, allora, subito dopo questo Rakugo si è diffuso il Manzai e, benché fosse una tradizione che c'era da moltissimo tempo, c'è stata praticamente una specie di rivoluzione da parte di Yoshimoto nel 1936 e quindi è stato coniato questo nuovo Manzai, e in questo Manzai venivano aggiunte un sacco di idee occidentali. In primis c'era il fatto che i comici indossassero una giacca e una cravatta, perché come sapete giacca e cravatta venivano dall'occidente, quindi rendeva per i giapponesi questa comicità molto moderna, così vista magari da qualche giapponese. でも一体どうやって喋れるようになったって言うんだい？神様が喋れるようにしてくれたんです。神様が。はい。僕はずっと思っていました。澤部さんと喋れたらいいなと。すると僕の元に神様が現れたんです。神様言いました。お前の願いを叶え、人間の言葉を喋れるようにしてやろう。すると神様はその手で小さな小さなチップを僕の頭に埋め込んだんです。そういうやり方なの？
perché comunque nel rakugo si indossava il kimono, anche nel manzai tradizionale, mentre questo manzai moderno era proprio una cosa nuova. Comunque il manzai non superò il rakugo fino al secondo dopoguerra, un periodo in cui il Giappone si era veramente aperto all'occidente, e quindi c'era questa popolarità della comunità giapponese che aumentava con la crescita economica esponenziale del paese, e quindi c'è stato questo boom negli anni 80 e 90, che era proprio un periodo d'oro e veramente fiorente per la TV giapponese. I comici dei manzai erano praticamente stati elevati quasi a titolo di idol, e c'erano dei programmi come quello di Kitano Takeshi e Takeshi Castle che praticamente scioccavano tutto il mondo. Basta pensare che Mai Dire Banzai ci ha fatto anni e anni di programmi proprio commentando questi giochi, specie di giochi senza frontiere di Kitano Takeshi. Sì, è Pierrot giapponese, infatti ha la lacrima a mandorla, non so se l'hai visto, sulla guancia sinistra, sbaglia completamente strada e quindi si brutta proprio allegramente, lo fa con una certa nonchalance. Al pari di questi game show c'erano anche delle scenette comiche un po' più stile premiata ditta che stavano diventando super popolari. Tuttavia la sfortuna di questi programmi è che erano veramente costosi, perché ogni volta bisognava allestire un set diverso che magari veniva usato soltanto una volta, e anche i vestiti di scena venivano usati veramente poco, e quindi diciamo che era troppo costoso. E quando c'è stata la crisi economica negli anni 90, questi show sono stati pian piano sostituiti da altri show, che erano questi show con questi panel in cui tutta la gente si parla tra loro, che sono molto meno costosi da produrre ma riescono a raggiungere gli stessi dati d'ascolto. Ritengo comunque che questi show tutto sommato siano abbastanza divertenti. In conclusione, comunque, la comicità in Giappone è ben diversa da quella italiana, e quindi non vedremo una Luciana di Tizzetto che parla magari del primo ministro Shinzo Abe. Ragazzi, ditemi che cosa ne pensate di questa comicità giapponese, ditemi se avete anche mai visto magari qualche programma, questo qua di Takeshi's Castle o altri programmi simili comici giapponesi che magari vi hanno divertito, perché voglio sapere. In ogni caso, grazie sempre per vedere questi video. In questo periodo mi trovo in Giappone, che sto facendo un po' questo tour, adesso vado nelle campagne del Giappone, voglio vedere dei posti in Giappone che non ho mai visto, quindi spero che insomma di divertirmi molto, e spero che vi divertirà anche scoprire questi luoghi grazie ai miei video. Vi chiedo sempre gentilmente di lasciare un mi piace, condividere questo video se vi è piaciuto, e mi raccomando, se volete che magari parlo di alcuni argomenti, scrivetemelo qui sotto, perché devo dire che molti argomenti di cui parlo in questo periodo li prendo proprio dai vostri commenti e dai suggerimenti che mi fate, perché cerco sempre di coinvolgervi in questo canale più che posso. In ogni caso, mi avete anche chiesto, questa è un'altra delle cose che mi avete chiesto, come si fa a spedire dei pacchi dall'Italia al Giappone, più o meno quanto costano. Allora, se ci sono praticamente due modi, potete o spedirlo via aereo, che costa un po', però arriva veramente in pochissimo tempo, a meno che non ve lo fermano in dogana. Mi sembra che costi sui 20 o 30 mila yen, quindi sui 150-200 euro, quindi sui 150 euro pressapoco, però arriva velocissimo. Oppure, se non avete fretta, magari volete inviare dei vestiti o delle cose che magari vi servono più avanti e non vi dispiace aspettare 3 mesi, potete anche inviarli via mare. Io ho spedito questo pacco che era 21 kg mi sembra, e ci ha messo quei 2-3 mesi ad arrivare, però è arrivato via mare senza problemi. Quindi adesso vi faccio vedere l'apertura del pacco e niente, quindi il mio pacco è arrivato, quindi personalmente, per testimonianza personale, vi dico, io non ho avuto problemi. Poi non lo so se magari conoscete delle persone che hanno spedito dei pacchi e hanno avuto problemi, però io personalmente sono stato ok e fortunato. Vabbè ragazzi, buona visione di questo filmato e noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione da Seba, ciao! Bene ragazzi, è arrivato il pacco che ho spedito dal Giappone con solo 70 euro, 20 e rotti chili di roba, è arrivato in 2 mesi mentre ero in Thailandia, ecco qui, è arrivato via mare, vediamo che cosa c'è dentro. Eccolo qui. Allora, vediamo quante cose ci sono state dentro. Mi ricordo questa borsa che è abbastanza bella, questa qua è nuova. Poi ci abbiamo una giacca, poi ci abbiamo guanti, vestiti, tanti vestiti, guardate quanti. Oh, una giacca, un'altra giacca. Oh, questo vi ricordate che l'ho preso a Yoshinoya Bali? Vestiti, vestiti, tanti tanti vestiti.
Guardate quante cose, tantissimi. Finito. Mamma mia, quanti sono, tantissimi. Tutto cose da lavare. Vabbè ragazzi, quindi se volete spedire un pacco dal Giappone, il mio è arrivato, quindi vi posso dire la mia testimonianza. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.